Ben ritrovati dall'Ippodromo del Mediterraneo con il terzo appuntamento con un convegno misto di trotto e galoppo qui sui tracciati siracusani. Sette le prove ancora in palinsesto, tre riservate al galoppo, quattro al salchi e si comincia proprio con il premio Siviglia per i guidatori del salchi, abbinato al premio Bordeaux. Si tratta di una condizionata che impegna sul miglio sette cavalli indigeni di 3 anni. Cavalli che staccano, dall'esterno si porta al comando Roger Rael, in seconda posizione Royal Calf, quindi Rania Capar, Record Rock, Reni Vida, staccati Roger degli Ulivi e Ratatouille Font. Roger Rael conduce, Natale Cintura già subito ha preso in mano la situazione sotto controllo. Royal Calf nella sua scia, Rania Caparra in terza posizione, quindi Record Rock. 31 scarsi per i primi 400 metri, Roger Rael conduce indisturbata, nessuno fa un passo. Record Rock è indeciso se venire via o stare ancora sotto. Cesare Ferranti tentenna, poi sembra voler venire via. Intanto Roger Rael continua nella sua marcia. Tranquilla, Record Rock stavolta decisa dalla quarta posizione, sposta e va a affiancare Royal Calf. Roger Rael comincia ad allungare, Roger Rael affiancata quasi da Record Rock, Royal Calf nella sua scia. Roger Rael conduce ancora bene in mano a Natale Cintura, Record Rock e Royal Calf nella sua scia. Record Rock sembra poter interferire nel discorso vittoria, Roger Rael però sembra ancora bene in mano a Natale Cintura. Allunga Roger Rael, ma Record Rock non si perde d'animo e si porta alla sua caccia. L'agguanta a 200 metri dall'arrivo e passa netta, si allunga Record Rock, si allunga e va, vola verso il traguardo con alla scia Royal Calf. Roger Rael invece cala drasticamente, Record Rock è avvicinata da Royal Calf, si avvicina Royal Calf, ma Record Rock ha energie sufficienti per respingere Royal Calf e vince la sua seconda corsa al Mediterraneo di Siracusa. E si va adesso con la prima di galoppo, con il premio Capoverde, una prova a reclamare riservata ai soggetti di 2 anni, 1100 metri in pista sabbia da affrontare per i 5 raccolti al via. Partiti. Ciulpas assume l'iniziativa nei confronti di Benez, il compagno di scuderia, quindi Nea Ionia a seguire Terra Etnea, chiude il gruppo a circa 4 lunghezze, Alca Fulmine si affronta la piegata con Ciulpas in fuga, guadagna una decina di lunghezze nei confronti di Nea Ionia, Benez e Terra Etnea che muove in terza linea, poi a seguire Alca Fulmine. L'addirittura d'arrivo con Ciulpas in vantaggio, al suo inseguimento si proietta Terra Etnea, poi per linee interne Nea Ionia a seguire Benez. Cavalli ai 200 metri conclusivi con Ciulpas ancora in buon vantaggio nei confronti di Nea Ionia e Terra Etnea. Mancano 100 metri al traguardo con Ciulpas che vince da un capo all'altro, poi a seguire Nea Ionia e Terra Etnea. Ciulpas, Daniele Scalorenzella. Facile affermazione per Ciulpas che guadagna ampiamente la leadership e poi grado a piacimento. Sì, la cavalla correvo già a reclamare, nel contesto era secondo me la favorita sulle corse che avevo disputato, infatti oggi l'ho fatto notare. Complimenti. Grazie. E procediamo con la seconda prova di trotto con il premio Madrid, una prova in vita abbinata al colore marrone. Sono chiamati al via 7 soggetti di 4 anni.
L'allineamento è buono, leggermente discosta Plaza Mayor. Partiti. Alla corda point break all'esterno, attaccata da Passepartout BLV che si accoda in seconda posizione. All'esterno Planeta BV che prova a ottenere strada da point break. Poi Pippo Gold Biggi a chiudere il gruppetto Plaza Mayor. Partenza abbastanza sollecita, 30 scarsi, point break al comando. Passepartout BLV in seconda posizione con l'esterno Planeta BLV. Quindi a seguire Praffic 3B con all'esterno Pippo Gold Biggi, Plaza Mayor e di galoppo Penelope Cab. Point break sulla retta di fronte, cerca, prova a fare selezione, allungando in avanti. Passepartout BLV sembra non tenere il contatto, all'esterno sempre Planeta BLV. Quindi Praffic 3B, Pippo Gold Biggi e Plaza Mayor. Point break all'imbocco della curva finale, conduce sempre davanti a Planeta BLV che ha scavalcato Passepartout BLV di galoppo. 5, squalificato. In terza posizione scende Praffic 3B, mentre Plaza Mayor sembra non essere tanto incisiva e resta in coda al gruppetto. Si entra in retta d'arrivo, point break davanti, Planeta BLV al suo inseguimento. Planeta prova a portarsi all'attacco di point break, si avvicina alla cavalla di cintura, i due sono testa a testa, passa Planeta BLV a 100 metri dal palo, al suo esterno Plaza Mayor scatta con folate decisive, Plaza Mayor e Gasparello Verde tornano al successo dopo diversi mesi, Planeta BLV secondo, al terzo posto Praffic 3B. E per la seconda di galoppo il premio Boavista, un handicap discendente sui 1900 metri della pista sabbia. Al confronto sono rimasti in 6 3 anni ed oltre, dopo la non partenza del numero 2 A of Peace e il numero 3 Pleasant Tiger. Partiti. Si incarica di fare l'andatura Lady of Heart per le linee esterne Autre Magie, con all'interno Mingherlina, in quarta posizione Jolie Cadeau, poi Sabatrucche, chiude il gruppo Tanquette. Si va ad affrontare la piegata di sinistra con Autre Magie e Lady of Heart sulla stessa linea, poi in terza posizione Mingherlina, quarto Jolie Cadeau, in quinta Sabatrucche, quindi chiude il gruppo a contatto Tanquette. In tale ordine si affronta la dirittura opposta alle tribune, con Autre Magie che ora torna in leggero vantaggio nei confronti di Lady of Heart, poi Mingherlina, a contatto Jolie Cadeau, chiude nel gruppo la coppia formata da Sabatrucche e Tanquette. Cavalli sul finire della dirittura opposta, con Autre Magie sempre a leggero vantaggio nei confronti di Lady of Heart che si mantiene al suo esterno, quindi Jolie Cadeau, Mingherlina, Sabatrucche, Tanquette, gruppo comunque ben riunito lungo la piegata conclusiva, con Autre Magie che si mantiene sempre in vantaggio, una lunghezza Lady of Heart, quindi Jolie Cadeau in terza posizione, per linee esterne prova a recuperare Mingherlina in anticipo su Sabatrucche e poi Tanquette, la dirittura d'arrivo con Autre Magie impegnato da all'esterno da Sabatrucche e poi Lady of Heart che preferisce linee esterne, ancora Tanquette, quindi per linee interne Jolie Cadeau, cavalli ai 200 conclusivi con Sabatrucche, Autre Magie, lotta serrata, quindi Tanquette, Jolie Cadeau, passa Sabatrucche, nei metri finali Sabatrucche vince su Autre Magie, Tanquette, Jolie Cadeau. Successo quindi per Giuseppe Bologna, Sabatrucche numero 7.
Complimenti a Giuseppe Bologna e a Stefano Postiglione per questa vittoria di Sabadruc. Segui coperto e alla fine cambi azioni, segui insomma Tremagy. Sì, il cavallo insomma seguiva non tanto bene perché l'andatura comunque c'era. Avevo problemi a scendere, però addirittura l'ho fatta aggiustare fino a quando ho trovato la pedalata precisa per andare a vincere. Complimenti. Stefano, dopo due piazzamenti questa vittoria ci voleva proprio. Ci voleva, il cavallo che merita, il cavallo che sulla sabbia Siracusa si sta migliorando. Ancora bravissimo Peppe Bologna per la interpretazione. Complimenti. Grazie. Ancora una prova a invito per il Salchi, questa volta abbinato al gioco ippica nazionale. Parliamo del premio Valencia abbinato al colore grigio. A scendere in pista sono 12 cavalli indigeni di 5 anni ed oltre. L'autostarter è pronto per immettersi in dirittura. Allineamento perfetto, cavalli tutti ben schierati dietro le ali della macchina. Partiti, dall'esterno è OKMG a prendere iniziativa, alla corda Lil Crystal, all'esterno Nabluz, al conasso interno Jeper. Seguono il Love di Esolo e via via tutti gli altri, gruppo chiuso da Obligations. Si va sulla prima curva con OKMG al comando. Prima frazione in 31, in scia a OKMG si porta Jeper, in terza posizione sempre Nabluz, a precedere Lil Crystal, il Love di Esolo e via via tutti gli altri. Ritmo abbastanza allegro del battistrada, che non consente variazioni di sorta. Poi dalla quinta posizione è il Love di Esolo a portarsi all'esterno, a scavalcare Lil Crystal e mettersi sulle tracce dei primi tre, che intanto continuano a marciare abbastanza spediti. OKMG, Jeper, Nabluz, il Love di Esolo, posizioni che restano invariate anche all'imbocco della curva finale. OKMG sempre bene in mano al suo interprete, nella sua scia Jeper, che prova a mettere fuori la testa, perde leggermente contatto con Nabluz, riassorbito dal gruppo. OKMG Jeper, il discorso vittoria sembra legato a questi due. Alla frusta OKMG, a suo esterno scatta Jeper. Jeper sembra avere le migliori battute, supera OKMG e si invola verso il traguardo. Jeper, Gasparello Verde, sicuri, facili alla meta, senza nessun problema. Jeper, Gasparello Verde, vincitori di questa seconda corsa. OKMG precede Olimpica S, che per vie interne supera tutti gli avversari e va a conquistare la terza moneta. Terza e ultima prova del convegno di galoppo, premio Ila Dosal, una prova a vendere sui 1100 metri della pista sabbia. Sono rimasti in tre anni ed oltre al via dopo la non partenza di Fox Freddy e di Movie Collect. I cavalli sono in partenza, tre al via in questa vendita, non corrono Foxy Freddy e Movie Collect, Excel Pride il più veloce tende ad assumere il comando nei confronti di Trade Union, poi Nana of Caffeina, un paio di lunghezze. I tre concorrenti vanno ad affrontare la piegata con Excel Pride che guadagna un paio di lunghezze nei confronti di Trade Union, che si mantiene in seconda posizione, poi a seguire Nana of Caffeina. Si entra in addirittura d'arrivo con Excel Pride che si sposta al centro pista, all'interno Trade Union, poi Nano of Caffeina che prova a recuperare dalle retrovie. Cavalli a 300 finali con Excel Pride in piena spinta ai 150 conclusivi. Excel Pride allunga, stravince nei confronti di Trade Union e Nana of Caffeina. Successo quindi per Excel Pride,
Giuseppe Cannarella Enzelle, colori del signor Puglisi, training del signor Putrale. Complimenti a Giuseppe Cannarella, diciamo che era una vittoria abbastanza netta per Excel Pride, o no? Sì, era meglio di questi qua, già sulla carta. Non credevo che nessuno poteva battere, così è stato. E chiudiamo anche il convegno di trotto con il premio Barcellona, abbinato al premio Verde, ancora una prova a invito, gli indigeni di 5 anni ed oltre sono al via e sono in 8 al confronto sul miglio. Si rifanno sotto e i cavalli imboccano la dirittura di partenza. Pronti allo stacco. Partiti, al comando si porta Merico, al suo esterno Nearco Kampf e Lester Pigott. Di galoppo Nearco Kampf, sfila al comando Lester Pigott. In terza posizione Nugola Lung davanti alla Corugna, quindi Napoli Rab, Mistral De Fiori è lontano per errore, ora non è più la Sol. I cavalli imboccano la prima curva con le medesime posizioni, sempre in testa Lester Pigott, Summerico, Nugola Lung, La Corugna, Napoli Rab, Gaspar Verde al comando, rallenta il ritmo e i primi 600 metri vengono percorsi in 46,5. Posizioni mutati poi dalla quinta posizione, Napoli Rab anticipa Mistral De Fiori. I cavalli proseguono in avanti con Lester Pigott, facile in testa, sempre bene in mano a Gasparello Verde. Napoli Rab si porta ai fianchi di Merico, nella sua scia Mistral De Fiori, all'interno Nugola Lung, poi La Corugna e via via gli altri con Orom e Purasol che si ricongiunge. Lester Pigott spalla indietro Gasparello Verde, Merico nella sua scia, Napoli Rab all'esterno, Mistral De Fiori che cerca la terza ruota. Lester Pigott sempre al comando, allunga l'imbocco della retta d'arrivo Lester Pigott. Merico sempre nella sua scia, Napoli Rab perde qualche battuta e a centropista avanza Mistral De Fiori. Lester Pigott allunga al suo inseguimento Merico, ma Lester Pigott non si prende Lester Pigott per la tripletta di Gasparello Verde. Lester Pigott facile alla meta, Lester Pigott, Merico, Mistral De Fiori. Fin troppo facile per l'allievo di Gasparello Verde. Vola Schulpas e sigilla il premio Capoverde, reclamare sullo sprint per i giovanissimi che ha aperto il convegno di galoppo di stasera all'Ippodromo del Mediterraneo. Guadagna ampiamente alla leadership sin dalle battute iniziali Daniele Scalora, per poi graduare a piacimento ai 1100 metri della pista sabbia. Ha tentato il suo inseguimento Nea Ionia, ma l'allieva di Vinicio Cavarra aveva conquistato quel margine di sicurezza che le ha permesso di arrivare tranquillamente al traguardo. A completare la terna la debuttante schierata da Melania Cascione, Terra Etnea. E sul Salchi invece si registra il bel doppio sulla pista siracusana per un superlativo record rock che di polso porta a casa il premio Siviglia, una condizionata riservata a cavalli di 3 anni. Una prova praticamente impeccabile, quella della femmina schierata da Cesare Ferranti, che si presenta a metri conclusivi con 1 chilometro di vantaggio su Royal Calf, che con la stessa spartiva, diciamo, alla vigilia il ruolo di favorito. Giunge a ridosso dei due poi Roger RL e intanto si fa sempre più viva l'attesa per il grande convegno di domani, quando l'Ippodromo del Mediterraneo ospiterà la Rep Race, la seconda tappa del campionato guidatori dell'Unione Ippica del Mediterraneo. Arrivederci.